Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini. Siamo qui e partiamo da una frase molto sintomatica della situazione che ci ha dato proprio lei, e cioè il turismo in Italia non ha un suo ministero. E ci siamo accorti in questi mesi che, partendo dal discorso sanità, quando non c'è una politica forte, le regioni comunque tendono ad andare un po' a braccio e a fare da sole. Che stagione è questa, anche alla luce di questi mesi che abbiamo alle spalle? Sì, è una stagione molto difficile. L'abbiamo vissuta veramente passo dopo passo, ma con 100.000 notizie, con 100.000, senza una regia nazionale, senza soprattutto da parte, io dico sempre da parte del livello nazionale, di una task force dove il problema economico turistico veniva affrontato di pari passo con le norme. Secondo me la cosa più grave è stata che il turismo non sono le imprese, soltanto gli alberghi. Il turismo è una filiera talmente lunga, ma talmente lunga, che hai difficoltà a capire l'indotto. Io faccio solo un esempio: dicono pure il 13% del PIL, bene, ma se consideriamo l'indotto a livello italiano abbiamo il 35%. A Rimini siamo il 70%. Siamo la seconda provincia italiana, dopo Bolzano, che abbiamo il PIL più alto prodotto appunto dall'indotto del turismo. Quali sono, secondo lei, i tasselli invisibili che non si vedono di questa filiera del turismo? A tutto quello che è legato all'artigianato, ai piccoli negozi, ai servizi, all'agroalimentare e soprattutto il personale. Cioè, io credo che il personale al momento siamo sottodimensionati al 50-60%, cioè 50-60% in meno di assunzioni rispetto a... E dopodiché in automatico non gira l'economia. In automatico, st'inverno, probabilmente i consumi stessi potrebbero calare, perché molte famiglie vivono di turismo. Che termometro registrate invece per il discorso turismo internazionale e straniero? Allora, consideriamo che, soprattutto per quello che riguarda il turismo tedesco, e da qui ci sono state aperte comunque le frontiere, ed è quello che risponde in maniera più positiva, perché comunque... soprattutto il tedesco, mi dicono, sono degli amici, quindi ci hanno chiamato, ci chiamano, qualche giorno passeranno sicuramente. Quindi era proprio il turismo che per noi è molto importante, perché andiamo a riempire quei passaggi dove il turismo italiano parte di solito dopo le scuole. Anche perché poi Rimini è stata fortunata, perché Rimini comunque ha un 60, circa 70% di turismo italiano. Ma oggi ci giochiamo il turismo italiano, se lo gioca tutta l'Italia. È vero. Quindi è una partita nuova questa. È una partita completamente nuova, perché tutta l'Italia si gioca l'Italia. Io credo che oggi i modelli cambiano e questo ci sta servendo. Ad esempio, stiamo cercando di pensare che vieni qui da noi, non sei più obbligato a fare la pensione completa. Molti per problemi di spazio l'hanno eliminata, ma per noi potrebbe diventare un nuovo modello. Vediamo di far vivere tutto il territorio, quindi non c'è più l'obbligo, mangi. Noi siamo nati con la pensione completa, quindi il modello che ha fatto il giro del mondo. Oggi diciamo no, puoi mangiare in spiaggia, quindi facciamo le convenzioni con moltissimi ristoranti, puoi andare a goderti la città e ti troviamo il ristorantino dove andare, puoi andare nell'entroterra. Quindi una vacanza, flessibilità. Sì, una vacanza molto molto flessibile. Lei riveste questo ruolo, comunque lavora qui da 20 anni, per cui avrà visto cambiare anche una fisionomia, non soltanto dei turisti, ma soprattutto degli albergatori e degli alberghi. Come sono cambiati questi alberghi? Diciamo, e quanti sono? Anche se ci dà qualche dato. Sì. Allora, lei consideri che ad oggi solo Rimini ha 1150 alberghi. Aperti tutto l'anno? No, aperti tutto l'anno comunque ne abbiamo circa 300, 300-400. E di questi 1100-1120 una parte hanno queste aperture straordinarie, per cui è vero sono degli stagionali, ma poi durante il Natale, ad esempio durante le fiere, sono quasi tutti aperti, abbiamo 600-700 alberghi aperti. Il turismo non era strutturato all'interno delle aziende, lo stiamo strutturando all'esterno, perché comunque a livello anche regionale siamo i primi ad aver avuto una legge regionale sul turismo. È partita dall'Emilia Romagna, è partita da altre località, ma io credo che abbiamo anticipato tutte le regioni d'Italia da questo punto di vista.
Ecco, e in automatico abbiamo cominciato sulla formazione dei nostri imprenditori in automatico delle risorse umane. Prima le persone, anche le persone si identificavano. L'errore che io credo sia stato poi in passato un errore anche in buona fede. Si lavorava 20 ore al giorno, non si vedeva l'ora di andare a lavorare in albergo, massacrante, non glielo so dire, però tutti hanno dei ricordi molto belli, perché comunque era una famiglia, mangiavano tutti insieme, è una questione di buona organizzazione. Ma prima si stava lì, ecco, era come se fossi in casa, cioè non c'è problema, chiamavi, ma perché era uno della famiglia, mangiavi lì, dormivi lì. Oggi come oggi sempre di meno si fa dormire all'interno dell'albergo. Ma se tu vai nelle grandi città, dov'è che dormono, mangiano, cioè vivono all'interno della struttura? È completamente diverso. Io ho cominciato con la formazione, cioè per me la formazione è indispensabile. Quindi a guardare da fuori il mondo degli alberghi? Sì, sai, qui da noi il mondo dell'albergo era visto, stai in mezzo alla gente, ma era un modello di lavoro, era un'aspirazione per un ragazzo lavorare 30 anni fa, 40 anni fa. Era l'unico sbocco? No. Allora, intanto 40 anni fa non vedevi l'ora di andare a lavorare. 45 anni fa, sì, ho 14 anni, ho iniziato, 15 anni. Facevo la commessa, non è che lavoravo io. Neanche nella scuola alberghiera. Io credo che bisognerebbe ridare dignità. Ecco, dignità anche alle persone che lavorano. La formazione serve tantissimo, ma io credo che nel turismo, mai come nel turismo, sia necessario continuare a formarsi. Perché il turismo prende tutte le dottrine. È vivo. Prende tutte le dottrine, cioè prende la sociologia, prende tutti i cambiamenti. Devi saper leggere prima degli altri quello che succederà domani. E devi essere in grado di dare delle risposte, devi essere in grado di formare le persone, devi essere in grado comunque anche di motivarle. Cioè non è fare una camera, è rendere partecipe di un sistema. Non c'è un coordinamento in questo a livello di federazione, nel senso ogni regione, ogni territorio fa sé o al suo interno? È un mito quello che la Romagna comunque faccia molta squadra. Questa crisi ci porta comunque a confrontarci moltissimo, ma quello che manca è una regia a livello italiano. Cioè, se pensiamo che oggi come oggi l'Enit non ha speso, una situazione come questa, non ha speso un euro in comunicazione quando poi gli sono state date anche delle risorse. Ma voi albergatori, quando aprite il sito dell'Enit, perché io l'ho fatto qualche giorno fa appunto in vista di questo viaggio, io da cittadina provo quasi, da giornalista provo quasi un certo imbarazzo nel vedere che quello è il sito ufficiale istituzionale del turismo in Italia. Secondo me non esiste, cioè secondo me è una vergogna pensare che esista. Io faccio finta che non esiste l'Enit, l'ho detto l'altro giorno, non mi ricordo quale, non c'è, perché è una vergogna. Cioè hanno abbandonato, allora anche lì ci deve essere una comunicazione coordinata. Prima tu mi promuovi il prodotto Italia, che tu sai che nel mondo, perché la mia competizione è il mondo, ok? Bene, è il paese più desiderato. Dopodiché saranno le singole regioni a fare una campagna. Ma qui è uscito di tutto, è uscito di tutto. Hanno lasciato le regioni completamente sole e automaticamente anche i comuni. C'è un'economia così importante che non sia in grado di avere una regia, che non ci sia un ministro del turismo. Chi si è occupato fino adesso fa la cultura, chi fa turismo lo deve conoscere, cioè deve capire cosa significa. Ad oggi, giusto per bonus vacanze, io questa mattina che sono in giro per le telefonate con le agenzie delle entrate che non sanno dirmi, che probabilmente ci vorranno 15 giorni, che ancora non hanno capito come dobbiamo fare noi, che nessuno mi sa dare una risposta, devo chiamare il prefetto, poi ho chiamato Roma. È riuscita alla fine? No, ancora sto aspettando delle risposte. Ma l'anno scorso, in questi ultimi anni, il problema legato alla manodopera o alla cattiva gestione di alcuni con la manodopera ha fatto sì che molti sono trovati a ricoprire ruoli all'interno dell'albergo dalla mattina alla notte. Cioè, non è semplice anche rivalutare i nostri ruoli, ma bisogna rivalutarli dalla scuola. Cioè la scuola, quando ti indirizza sulla scuola alberghiera, che per me è la scuola per eccellenza, ma ti deve indirizzare con l'orgoglio di indirizzarti, no? Perché non sei capace. Sento molto più vicino ad esempio alla Toscana, ma perché anche la Toscana si sta interrogando su questo. Guarda, dico un'altra cosa che ho notato, con minor si sono rinnovati meno di noi, perché hanno vissuto molto di più di rendita, fino con una capacità di spesa anche di turismo medio-alta rispetto a noi, che
comunque un po' più di massa, diciamo, cioè per cui io devo fare il sistema con tutte le eccellenze che ho vicino. Arrivare a Firenze, cioè lei pensi per un americano, cos'è andare a Firenze? Venezia, Bologna, cioè, però lo fanno tutti i giorni per andare a lavorare. Capisci che le distanze che noi viviamo come un limite, per il mondo queste distanze non esistono. Non parliamo dei cinesi che fanno per lavoro ogni giorno anche 5 ore con i treni ad altissima velocità. Perfetto, che hanno perfetto. Ma l'americano è uguale, perché sì, ho visto sì, che il corso hanno stato un concetto di mobilità completamente diverso dal nostro. Allora, il concetto del tempo è completamente diverso.